Picasso in bianco e nero. Al Guggenheim di New York mostra una nuova chiave di lettura delle opere del pittore spagnolo. Una serie di dipinti realizzati tra il 1904 e il 1971 ed esposti in ordine cronologico. In tutto 118, dal bianco al nero passando per delle sfumature di grigio, in una semplicità in cui risaltano le forme per una resa drammatica delle figure. Credo sia interessante per il pubblico vedere tutta la vita di Picasso in bianco e nero. È una situazione nuovissima e fa capire meglio chi sia Picasso. Cioè il suo interesse per la linea e il fatto di non considerare il colore indispensabile. Può dipingere realmente senza colore. Tra le sue opere più ambiziose e complesse realizzate secondo questa tecnica figura la serie dedicata a Meninas di Velázquez. Picasso spiegò che la differenza fra lui e Matisse è che quando Matisse dipinge un quadro, se gli togli un colore, ad esempio il rosso o il blu, il dipinto sparisce, mentre nel suo caso, anche eliminando un colore, il dipinto resta tale quale. L'uso del bianco e nero deriva anche dall'interesse di Picasso per l'arte primitiva, fatta di segni realizzati con il carbone. E il filone monocromatico, generalmente associato a soggetti tragici, resta presente in tutta la sua carriera. La mostra rimarrà allestita fino al 23 gennaio.